Gianfranco, siamo tornati in Italia e si vede, si va, non c'è la preoccupazione dei radar, non c'è la preoccupazione dei cambi continui di limite, perché qua non li rispetta nessuno, però dovremmo rispettare tutti, ma invece non lo facciamo, perché? Perché siamo italiani. Vabbè, comunque andate sempre responsabilmente in strada. Scannate quando si può, quando non si può, state calmi. Ho parato in curva, ma ci si può, cioè è una tratteggiata. Mamma che puzza, ecco c'è pure il 60 qua. Sorata questi francesi. Ma non possono viaggiare con delle macchine normali, no? Carburatori. E che qui, cioè non c'è la linea tratteggiata, quindi non so se non posso più superare. Adesso lui una bestemmierà perché non mi vede. Qua sì però. Sono tornata, Buona, 9:20, siamo a casa. Milano! Ah, finalmente. Madonna, che vento. C'è anche una temperatura molto più piacevole. Ancora, ma... Targata FR, fricchettoni. C'è la 1. Fiat 1, spettacolo. Comunque la 1 rosa, imbarazzante. Stiamo per entrare in autostrada, attenzione. Bene fans, stiamo entrando in autostrada, il che vuol dire che praticamente da qua a casa c'è 121 km tutti dritti, quindi diciamo che il giro di oggi e le emozioni sono praticamente finite. Non è stato un giro molto emozionante perché c'è stata tanta statale, tanto trasferimento e questa roba qua, tutta quella statale lì ovviamente ti fa perdere un po' la fantasia, però vabbè dai, almeno abbiamo preso un po' di fresco. Ok, adesso andiamo avanti qua, in questa strada, in questa autostrada, finché ci regge la moto fino a casa, per altri non so quanti chilometri, non so quanti chilometri ci siano a Como. Qua il limite è 100, quindi anche che traffico. Togliamo le GoPro. Tutto bene? Ma quelle macchine lì tutto bene? Cosa? Quelle macchine lì francesi. Figa, cazzo, vanno a carburatore? Figa, sono vecchissime. Carburatori no, ma saranno Euro 1, Euro 2. Minchia. Hai chiuso il video? No. Non hai detto un Perché dovevo chiuderlo? Vabbè dai, salutiamo i fans e ci vediamo nel soggiorno di casa. Possiamo anche tenerle accese per filmare cosa? Autostrada? Eh, wow, che emozione.
Almeno parlo con qualcuno. Cioè parli da sola? Se vuoi tieni l'accesa, io spengo. Tanto tra un po' si spegne, perché la batteria finisce prima o poi. Vabbè, quando finisce, finisce. Moments later. Un'ora e un quarto siamo a casa. Ottimo. Bene, siamo ripartiti da questa fantastica bomba di benzina. Quindi il limite è 120, ottimo. Beh, comunque visto che non c'è un c***o interessante qua, vi saluto. Saluti e baci, ci rivediamo in Italia quando c'è qualcosa di interessante. One hour later. Ciao fans, ci siamo fermati qua in questa piazzola di sosta perché mi stavo addormentando e niente, volevo rendervi partecipi di questa cosa bellissima. Molto interessante. Comunque a un certo punto ho spento perché non c'era niente di interessante. Però di interessante qua c'è la benzina 2,68. Ah no, è il diesel. Benzina 2,51,5 e diesel 2,68,5. Oh wow! No, il problema è che qua prendono 5.000 franchi al mese, comunque non 1.500. La benzina costa uguale per entrambi. Wow! Andiamo! Siamo ripartiti! Mancano 50 minuti a casa, siamo sull'autostrada, abbiamo bevuto, abbiamo mangiato delle caramelle, abbiamo mangiato delle cicche per svegliarci. Cosa fa? Ma io non lo voglio dietro di me, voglio davanti. Ok, adesso che ho recuperato Eros posso chiudere. Baci a tutti e abbracci. More moments later. Già fatto, siamo tornati in Italia e si vede, si va, non c'è la preoccupazione dei radar, non c'è la preoccupazione dei cambi continui di limite, perché qua non li rispetta nessuno, però dovremmo rispettare tutti, ma invece non lo facciamo, perché siamo italiani. Vabbè, comunque andate sempre responsabilmente in strada, scannate quando si può, quando non si può, state calmi. Detto questo, qua c'è una temperatura ancora piacevole, ancora per poco perché stiamo per uscire dalle montagne, quindi arriverà la caldazza, madonna. E niente, adesso perderò Eros perché non mi aspetta. Adesso cerchiamo di recuperare Eros. Mamma mia, lo sa che non so la strada e se ne va. Mamma, quante botte che gli do quando arrivo a casa. Dov'è adesso? Non lo vedo più. Mannaggia lui. Però mi ricordo che l'uscita era come centro. Ah, l'ho visto in lontananza. Vabbè. Bene, adesso non so, non ho la minima idea di dove devo andare. Allora. Bene, dovrebbe essere difficile. Ah, ok. No, sì. Sì, qua c'è una rotonda, mi sembra. Ah, lo vedo. Lo vedo, eh. Bene, dopo il ritrovamento di Eros, niente, è stato bello e ci vediamo poi con il prossimo giro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché sennò vi perdete tutti i nostri video molto interessanti e aiutateci nella nostra avventura. Ciao fans. 2 hours later. Vai Luna, vai. Allora, io vi ho già salutato prima, però Eros vuole salutarmi. Ma perché io ho spento la telecamera quando eravamo all'autogrill e poi io non ho più filmato niente. Comunque sono le 11.05, abbiamo appena finito di mangiare. È 11.05 di sera, è 23.05. Volevo semplicemente dire questo, che ora che abbiamo fatto tutto, siamo arrivati a casa, che ore erano? Le 9:15? No, le 8:30 erano. Comunque ora che abbiamo pulito tutte le attrezzature, sia le tute, i caschi, tutte le Sony, le GoPro, eccetera, abbiamo fatto la doccia, ha cucinato, finito di mangiare, 23.05. E domani è lunedì. Domani è lunedì, tu sei in ferie, bastardo. Non sono in ferie, festa nazionale, attenzione, okay. Diverso, certo. Non sono ferie, non ho deciso io. Se il fantastico popolo svizzero ha deciso che domani è la festa nazionale, chi sono io per dire che non va bene? Certo, San, chi è questo San Patrizio? Non lo so, è festa nazionale, non lo so cos'è. Ah.
Ogni santo c'è una festa qua. No, ma è proprio è come se fosse la festa della Repubblica, domani è la festa della Svizzera. Tanti auguri. Sì, esatto. Non so, dovrò informarmi, ma non so. A me va bene che festa e fine. Bene, attivate la campanella, guardate i nostri video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ci vediamo col prossimo video. Buonanotte. Salve. 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 No. Ma c'è, la voglio bere? Mica del cazzo, eh. Ah!